mia, che figurino! Grazie! Ma grazie! Ti ho sorpreso, non te l'aspettavo. No, non me l'aspettavo. Magari a quest'ora più che una rosa ci voleva una bella margherita, Mara. Io tu sai che sono una buon gustaia. Immaginavo, secondo me apprezza di più una margherita doppia mozzarella che una rosa. Detto a me la rosa. Spero che tu stia Mi dimentico che ogni cosa che uno dice lui riesce a fare. Lui pronto. Senti, che bello ritrovarti. Mamma mia. È una grande emozione perché l'ultima volta era 15 anni fa, Mara. Sì. Sai che c'ho le immagini? Domenica in 2004? 2004? Sì. 15 confermati. Lo ricordi? 15 confermati. Lo ricordi? No, non so se vale la pena che mi devo ricordare. Ne vale la pena? Sì. Sì, perché da allora sei diventato una star internazionale. Vabbè, allora... E allora ti ho portato pure un po' fortuna. No, tu mi hai portato Zia fortuna. Mara, tu mi hai portato fortuna. E allora guarda dove eravamo. Guardate dove era. Guarda. Però guardiamo. Un applauso a Mara Venier! Un applauso! Un applauso a Mara Venier! Un applauso a Mara Venier! Grande Mara Venier! Amici, una donna straordinaria! Voi dovete guardare, guardate questi occhi, gentilmente, il primo piano. Oh, guardate Madonna, qua, questi occhi, amici, fanno talmente di quella luce, ma talmente di quella luce che ogni due mesi arriva la bolletta a casa, Mara Venier! Tu sei una donna naturale. Grazie, Mara, questo tu sì. Sei una donna naturale. Questo è proprio vero. Come tutte quelle donne, capite, che sono rifatte. Questo è vero. Quelle donne che vanno sull'aereo e ci scoppia un seno, sul tram e ci scoppia una mola, e non è meglio Mara Venier, che scoppia e saluto! Brava Mara Venier! Brava Mara Venier! 2004, una domenica in dove... Alessandro entrava col suo motorino, stava un minuto e diceva grande Mara Venier! Dove sta? Ma dove sta? Dove è stata? Ma è questo? È l'originale. Ma dove l'hai recuperato? Ma non no, ci posso credere. In verità è venuto da solo. Poi sono arrivato io dopo 10 minuti. Da Napoli? È venuto solo da Napoli. Fammi dire la fatidica frase. Va bene. Dopo 15 anni, grande Mara Venier. Mara. 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 Ma raccomando, in un minuto, Morale. Mara. Mara. No, dico Mara. Mara, sei come jeans. Non passi mai di moda. Mamma mia. Come jeans non è male. Eh? Come jeans non me l'aveva mai detto nessuno. Prego, si accomodi, grande Alessandro Siani. Mamma mia, Mara, ci sono voluti 15 anni per sedermi su questa poltrona dal motorino. Pensa prima stavi in motorino, era pure scomodo, Perché il sellino è duro. Il sellino è duro. È molto il sellino duro. È perché questo è complicato, questo è complicato. È molto, vivo, non lo toccare dai morsi. È durissimo. Non lo toccare dai morsi. Questo fa paura, Ma veramente tu andavi in giro con questo? Io andavo con... Ma era talmente che andava veloce che quando sono passata al lato veloce, tu puoi fare un selfie. Ti ho detto... Dai, vediamo alcuni momenti tuoi, dai. Mamma mia, vediamo. Dai, vediamo, amore. Io sono pazzo. E voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Noi, i napoletani, ma noi siamo un popolo straordinario. In quasi 3.000 anni di storia ci hanno dominato tutti. Cioè, prego, sì, perché noi non combattiamo. Prego, ma che sono queste cose? Sono venuti tutti. Noi siamo fatti così, non siamo proprio abituati a combattere. C'è stata una guerra che si chiamava la guerra dei 100 anni. A Napoli siamo conosciuti per le quattro giornate di Napoli del 1943. Aiuto, quattro. I so pazzi,
Noi già quando diciamo un termine ci deve riempire già dentro i peperoni. Oh pupaiolo, pupaiolo, oh pupaiolo. Ti immagini proprio l'olio che sgorga bilaterale. Ci voglio parlare. Che dire. Allora, abbiamo visto tanti momenti da quando, dal 2004, Alessandro. Che cosa è successo poi? Perché, vabbè, io so che a monte c'è un grande lavoro, perché tu sei un grandissimo professionista, studi tanto, non sei mai stato un ragazzo superficiale, cioè ci hai sempre messo tanto, tanto impegno, ma non sempre. Quando uno si impegna, studia, scrive, crea, poi viene ripagato. Tu invece, improvvisamente, con un film sei diventato il Siani che tutti amano. Ma diciamo che innanzitutto vedere questa immagine mi ricorda tutta una serie di cose personali, perché è chiaro che in ogni cosa che si fa ci sta sempre, ecco, come dicevi tu, un grande sentimento. Quello che sono riuscito a fare, secondo me non ho fatto ancora niente, perché... cioè, come dire, fare qualcosa nel... Il nostro non è nemmeno un lavoro, lo sai, è una passione straordinaria, infinita, no? Però io so ancora che la mattina mi sveglio e non mi sento nessuno, mi sento sempre uno che deve ripartire da zero e che secondo me ha avuto una grande fortuna. Io ho avuto una grande fortuna, che è stata quella di nascere a Napoli. A me spesso, a chi è napolitano, dicono... Ma tu sei di Napoli, ma Napoli. Perché Napoli. Io una volta ci ho fatto un film che parla proprio di questo, ma dice: ma tu sei Napoli, ma Napoli. Sì, perché Napoli, essere di Napoli significa avere un privilegio. Poi parlavamo delle quattro giornate di Napoli, noi abbiamo tanta pazienza. Nella parola pazienza a Napoli ci sta la parola pacienza, all'interno c'è la parola pace. Nelle parole napoletane, nella lingua napoletana ci sono delle cose meravigliose. Sogno e sonno si dicono nella stessa maniera, suon. Significa, sì, che se riesci a fare, sì, un bel sonno, riesci a fare pure un bel sogno. Ma a Napoli la cosa più straordinaria, diciamo, secondo me, è proprio il senso affettivo. Cioè, non esiste il verbo amare, a Napoli esiste la voglia bene, che è il più grande gesto di generosità. Cioè, se uno a Napoli ti va bene, già ti ama. Chi parte, diciamo, con tutte queste cose alle spalle, parte con una marcia in più. Quello del sud deve sempre dimostrare due volte, questo va detto, perché ci sta sempre pochi pregiudizi. La prima volta, ma chi so veramente. E tu tutto questo che dici l'hai portato nei tuoi film. Vediamo alcuni, sì, alcuni dei tuoi film. Tu suo mestiere non sai fare, è un 12 nuovo, 12 nuovo, ma capi che lo chiama, ci stiamo andando per ficca ficare, se hai bisogno di un chiarimento, se ti serve un atteggiamento, no, particolare, che non capisci bene una cosa o non la sai, ti può servire questo, guarda. Magari un frate, oh, magari, oh, magari un frate, cosa, un frate, cosa, un frate, oh, magari, Ci divertiamo? Mo! Tutti insieme? Me! È una cosa eccezionale? Le! Vai! È una comicità poco gridata, si deve dire, no? È una comicità poco gridata. Io, quello vedendo il film, devi sapere l'emozione di quando, diciamo, i miei genitori vanno al cinema e vanno a vedere i film. Tra l'altro devo dirti, sai che a me non piace parlare della mia vita privata. Lo so, infatti... Devo dirti che oggi i miei genitori, al di là del tuo compleanno, che è una data storica... sì, cioè, per l'età è storica. È storica perché, sì, voglio dire, la grande Mara è proprio... monumento nazionale, sì. Oggi i miei genitori, pensa Mara, fanno 48 anni di matrimonio. Ma veramente? Io 48 anni. Ma auguri!
sicuri? Ma veramente? 40... ma venga, qua dice la scimità. No, tu vai a controllare, c'è stato il lavoro. La fatalità è il 20 ottobre. 48 anni di matrimonio. Ma che io... canzone possiamo dedicare a loro? La canzone napoletana, una cosa. Guarda, io ti vorrei passare, secondo me sarebbe. Dai, Stefano. Io te vorrei passare. Che glielo passo a lui. Io te vorrei passare. Ma ancora non mi dici. E' io la vorrei dormire, io la vorrei dormire, vicino sabato, l'ora pulita. Auguri! Dopo sta canzone! Auguri ai genitori di Alessandro Siani! Io, grazie mille! Ho scoperto, Mara, devo dirti la verità, il segreto che sono restati insieme tutti questi anni. Qual è? Incompatibilità di carattere. Cioè, mio padre gli piace il teatro, a mia mamma ci piace il cinema. È una cosa assurda, a mia mamma ci piace uscire di meno, papà ci piace stare a casa, mia mamma ci piace il gelato, a mio padre no. Cioè loro non si trovano su niente, pure per litigare hanno più appuntamento. Hai capito? Dai, torna! Devi sapere. Allora dai, andiamo a Sanremo, perché tu nel 2015 vai, sei ritornai ospite. Di Sanremo, sì. Sei ospite. E devo dire che conquisti tutti con un monologo molto importante, perché tu hai dei lati ovviamente da attore brillante, comico, e poi dei momenti di grande intensità. Vediamo. Io sono napoletano, ma chi sono io per parlare d'amore? Forse non so nemmeno io che cos'è l'amore. Di sicuro l'amore dovrebbe essere di tutti e per tutti, senza distinzioni. Come sarebbe bello se iniziassimo a pensare che l'amore non sia la cosa più bella del mondo, ma il mondo sia la cosa più bella dell'amore. Questo significherebbe amare le proprie radici. E allora io conosco un artista che ha amato la sua terra e dalla sua terra è stato amato, perché alla fine l'amore è un biglietto d'andata e ritorno, quello che dai, quello ricevi. Il mio ricordo va a Pino Daniele. La poltrona fa emozionare. Anche. Sarà di... anche emozionare. Sarà fatta di cipolla, secondo me, perché fa... No, è che è un ricordo incredibile. C'è una grande... Manca Pino, Mara, manca. Manca il suo pensiero, quello che pensa della vita. Cosa penserebbe oggi Pino Daniele di quello che succede? È una grande mancanza. Non è solo un'icona, era una voce, secondo me, che Napoli non doveva assolutamente perdere. E così presto? Presto, poi io devo dirti che con me aveva un rapporto incredibile, dal 2008, pensa, ma aveva scritto le musiche di un mio film, la colonna sonora, ma con un amore e una passione, tanti, per me è un monumento, cioè, già, vedi, sentire Pino già
mi viene una grande emozione, ma per me Pino già era sentirlo, sapere che Pino Dani, cioè a me di Pino mi piaceva tutto, anche il suono dell'antifurto della sua macchina, cioè per me era, cioè Pino quando mi lasciava i messaggi in segreteria telefonica, li consumavo, dico non ci posso credere, Pino Danilo mi, cioè mi parla, la mia segreteria telefonica deriva l'affanno talmente delle volte. Roberto, abbiamo un pezzettino di Pino, mi mandi, se è possibile ovviamente, pezzettino, eh? Pino, lo vogliamo sentire? Sì. Se non è troppo complicato per voi, scusate, non c'è, no. Comunque Mara, una volta Pino mi lasciò un messaggio in segreteria, disse mi porta a mangiare una pizza a Napoli, perché era un periodo che non veniva spesso a Napoli, e mi ricordo io che lo guardavo proprio come un bambino, e lui nella sua terra, nella terra, ecco, quando dice terra mia è proprio terra di Pino. Napoli non si chiama più Napoli, si chiama Napolè, certo. Quindi stava nella sua terra, lui che mangia, io lo guardavo così. Nella confusione mi chiese pure, adesso vuoi un pezzo? Io dissi sì, ma canto quando giova, che lui diceva un pezzo di pizza, pensano pochi come stava. Roberto. Ascoltiamo questo, ragazzi. Grazie Roberto. Quando giova. L'acqua d'un va. Tanto l'aria scatta. Ma poi, quando chiava, l'acqua d'un ne va. Tanto l'aria scatta. Io penso che le canzoni di Pino Daniele le possa cantare solo Pino Daniele, perché lui ha questa voce così particolare, e da quello che tu mi racconti mi sembra che in qualche maniera lui abbia avuto con te un po' il rapporto che aveva con Massimo. Diciamo che... E con Massimo c'era questo rapporto, tu stai parlando del tuo rapporto, ma diciamo, io so che Massimo ne parlava così. Pino Daniele e Massimo Troisi sono una storia irripetibile, sono stati due geni che hanno preso il meglio di Napoli, ecco, loro erano i geni e Napoli era la lampada. È vero. E quindi stiamo parlando di... È vero. Loro sono loro il mare, uno, Massimo è una goccia, quindi non ci sta... L'unica cosa che posso dirti è da napoletano vedere due mostri sacri del genere, e uno li guarda come quando ti stendevi sulla spiaggia, no, a guardare le stelle, quella è la sensazione che io ho, vedere da terra, vedere nel cielo queste stelle che brillano ancora, stelle rare, perché come si dice, al mattino ci sono ancora. Alessandro, poi tu hai avuto un rapporto negli ultimi mesi, negli ultimi anni forse, con Luciano De Crescenzo. Anche lui se n'è andato, gli abbiamo voluto, io benissimo, non bene, benissimo. E qual era il legame? Che cosa ti ha legato a Luciano così lontano a te, come generazione, come è nato l'amore con Luciano De Crescenzo? Guarda, è nato innanzitutto grazie anche alla figlia Paola. Devi sapere che io, incredibilmente, grazie ad un film che Si accettano miracoli, ho avuto l'onore di avere la cittadinanza onoraria di Furore. Ed anche Luciano aveva questa cittadinanza onoraria. E anche una casa lì, Luciano. Esatto, una casa meravigliosa. E quindi praticamente Paola mi disse che Luciano aveva voglia magari di incontrare. Così fu, ho incontrato Luciano, ed era anche in un momento, sai, Luciano, è giusto dirlo, aveva dei momenti di grande malattia misti a dei momenti però di grande lucidità, e quindi in quei momenti siamo riusciti a parlarci, e ci è venuta spontanea proprio l'idea di scrivere qualcosa che ci appartenesse, la napolitudine. La napolitudine è quel senso, voglio dire, che anche quando sei a Napoli ti manca Napoli.
quel senso incredibile che comunque ci ha legato e che naturalmente, sempre come nel caso di Pino Daniele o di altri grandi come Maradona che sono riuscito a incontrare, io l'ho sempre guardato con gli occhi grandi di un bambino e mai con il fatto di poter stare accanto a loro per un motivo né artistico e soprattutto umano. Però Luciano è un altro che comunque secondo me nella storia di Napoli ha vediamo fatto qualcosa di importante. Filmato. Fece un film che si chiamava Così parlo Bellavista, che parlava di un milanese a Napoli, e io ho fatto tratto un film tratto da un libro di successo pazzesco, esatto, e io un film che si chiamava Benvenuti al Sud, dove c'era sempre un milanese che arrivava a Napoli. Allora parlavo con Luciano, Luciano, qual è la differenza tra napoletano e milanese? Cioè è facile, perché tu il milanese, se gli chiedi l'orario, dici che ora sono, quello è preciso, 8:30, 8:30. Se chiedi a un napoletano che ora sono, ti risponde ma perché, che fa? Essendo napoletano, mi rendo conto che quasi tutti i napoletani sono uomini d'amore. Quindi, se dovessi nascere un'altra volta, io preferirei sempre Napoli. Caro Luciano. Chiamatemi il motorino!